ONG in radio. Più di prima. L'agenzia giovani nel tuo territorio. Qui Agropoli Generation. Un saluto a tutti i radioascoltatori di ENG in Radio, Agropoli Generation. Oggi abbiamo l'onore di avere qui Andrea Alexandra Sten. Ciao Alexandra. Ciao a tutti e grazie per l'invito. Alexandra ha partecipato ad un training course a Cipro nel 2016 e nel 2019 è stata volontario SC per 2 mesi in Italia, dove attualmente è residente. È anche un socio di un ente di terzo settore che lavora con e per i giovani. Ma Alexandra, raccontaci un po' tu della tua esperienza. Ok, prima di tutto vi devo ringraziare per questo invito e per questa bellissima iniziativa. Sono molto contenta di stare insieme a voi, soprattutto in questo periodo. Tutti quanti penso che abbiamo bisogno di stare insieme alle persone, anche se ancora in distanza. Ok, direi di presentarmi. Sono Alexandra, ho 23 anni e adesso mi trovo in Italia lavorando per l'associazione Mobidic. La mia storia inizia nel 2016 andando a Cipro per un corso di formazione. Che cos'è questo corso di formazione? Magari andremo a scoprire più tardi. Quello che è stato fantastico durante la mia esperienza a Cipro è che ho conosciuto un mondo che sembrava irreale, un mondo pieno di diversità, un mondo pieno di giovani dove non esistevano e non esistono stereotipi, pregiudizi, dove tutte le nostre diversità che portiamo con noi stessi dai nostri paesi significano semplicemente un valore aggiunto al lavoro dell'Unione Europea e all'unità. Tutto ciò ti ha reso felice, ti ha reso orgogliosa di quello che hai fatto? A Cipro che cosa è successo? Sono diventata ancora più curiosa di questo mondo della mobilità europea e quindi sono rimasta in contatto con un'associazione che ho conosciuto lì a Cipro, che sarebbe l'associazione Mobidic. È così che ho scelto di fare un passo avanti, scegliendo di fare un volontariato insieme a loro in Italia, a Salerno. Va bene. Io direi di adesso andare avanti e prendere partecipi i ragazzi con le loro domande. Il primo è Raffaele. Allora Alexandra, quanto è inerente sempre l'esperienza a Cipro? Quanto è stato importante per te questa esperienza? L'esperienza di Cipro mi ha cambiato totalmente la vita. Nel 2016 desideravo di andare in Svezia per un Erasmus universitario, però invece ho scelto di venire in Italia sempre per un Erasmus universitario e allo stesso tempo iniziando un percorso di volontariato che in pratica sono venuta a Napoli all'Università L'Orientale e una volta che ho finito l'Erasmus universitario ho desiderato di rimanere, di conoscere di più la realtà dell'associazione Mobidic e della mobilità internazionale europea. E ho fatto un'application per diventare volontario del Corpo Europeo di Solidarietà tramite questa associazione. Grazie. Bene, la prossima domanda è di Tina. Ciao, io volevo chiederti quali sono le differenze tra Erasmus e Corpo Europeo di Solidarietà. Ok, quando parliamo del mondo Erasmus, purtroppo ancora tutti quanti conosciamo soltanto l'Erasmus universitario, però esistono tantissime altre opportunità per i giovani nell'ambito della mobilità internazionale, non soltanto andare a studiare ad un'altra università di un altro paese. Esiste l'Erasmus Plus e il Corpo Europeo di Solidarietà.
le opportunità dell'Erasmus Plus sono sia i scambi giovanili sia i training course, che in pratica i scambi giovanili sono attività di breve tempo dove giovani provenienti da vari paesi europei e non solo si incontrano e svolgono delle attività che vengono realizzate con e per loro dalle associazioni che lavorano nel campo. Invece il Corpo Europeo di Solidarietà è un'iniziativa che offre la possibilità ai ragazzi tra i 18 e i 30 anni di età di svolgere le attività di solidarietà presso organizzazioni e associazioni di vari paesi europei e allo stesso tempo sviluppando delle competenze che sono quelle 8 competenze chiave riconosciute dalla Commissione Europea. Perfetto, adesso possiamo andare avanti sempre con un'altra domanda dei ragazzi e questa volta tocca a Luigi. Volevo chiederti quali saranno le ripercussioni della Brexit sul programma di mobilità dell'Erasmus? Ok, su questo penso che al momento c'è nessuno che ci può dare una risposta chiara, perché quello che sappiamo e quello che è stato condiviso, almeno per il momento, è che tutti quei progetti dell'Erasmus Plus, Corpo Europeo di Solidarietà, che erano già in attività nel 2020, saranno realizzate fino al fine dell'anno. Quindi tutti quei ragazzi che sono andati in UK e che sono venuti nei altri paesi dal UK potranno finire il loro volontariato o i loro progetti. E poi dobbiamo aspettare le nuove negoziazioni perché non c'è ancora un'immagine chiara su questa problematica. Purtroppo per una situazione di genere saranno tantissimi ragazzi a soffrire. Speriamo bene, sono ottimista, magari avranno la possibilità di partecipare ai progetti e a ospitare, magari questo. Non so se nell'ambito universitario, però magari con i progetti dell'Erasmus Plus e col proprio di solidarietà, speriamo bene. Sarà più difficile spostarsi quindi, alla fine? Non sappiamo. Non sappiamo, vi posso dire tutto quello che è stato condiviso dalla Commissione Europea sull'internet, però sono cose molto delicate. Poi, almeno per quanto mi concerne, direi che le regole si devono rispettare sempre, però andiamo a vedere. Grazie. Proprio come hai detto tu, bisogna rimanere ottimisti. Sì, sicuramente. Allora, la prossima domanda a me piace molto, è molto, molto, molto seria e ce la porrà Antonietta. Ciao Alessandra, buonasera. Ciao Antonietta. Soprattutto in questo periodo di lockdown in cui siamo costretti a stare fermi, a stare a casa, ci sono molti giovani che hanno voglia di cambiamento e di ripartenza. Il progetto Mobilità mette a disposizione esperti per supportarli a formarsi o mette a disposizione solo gli strumenti? Allora, i progetti di mobilità sono condivisi sia dalle agenzie nazionali di riferimento, nel nostro caso Agenzia Nazionale per i Giovani, sia dalle associazioni che operano nel campo, anche del Eurodesk o Salto Youth, che sono portali dedicati alle persone interessate. Però se un ragazzo, una persona è interessata a trovare tale opportunità di mobilità, di svolgere un volontariato all'estero, tranquillamente può andare a cercare un'organizzazione di fiducia o di contattare direttamente per questioni più complesse l'Agenzia Nazionale per i Giovani e così richiedere supporto o assistenza di uno youth worker, che sarebbe un,
una figura che lavora con e per i giovani e trovare quelle opportunità più adatte. Per farvi capire meglio, il Corpo Europeo di Solidarietà come funziona? Abbiamo un'associazione o un ente supporting che invia e aiuta la persona interessata di trovare e arrivare nel paese di accoglienza, e abbiamo anche un'organizzazione, un ente che riceve, ospita questa persona e offre delle attività, offre supporto, mentorship, tutto ciò che necessita per lo svolgimento dell'attività. Quindi per risponderti alla domanda, sì, abbiamo degli strumenti, come detto prima, Salto Youth, Agenzia Nazionale per i Giovani, Eurodesk, le associazioni di fiducia del territorio di ciascuno di noi e anche per il Corpo Europeo di Solidarietà, Portale Europeo per i Giovani. Grazie mille. Ok, siamo praticamente quasi agli sgoccioli. Ultima domanda, ma non per importanza. Edoardo. Nel periodo che stiamo affrontando per l'emergenza sanitaria causata dal Covid-19, come si sta muovendo? Allora, parlando dei giovani, posso dirvi la realtà che conosco, quindi quella dell'associazione in cui lavoro, l'associazione Moby Dick. Abbiamo visto ragazzi spaventati, ragazzi che sono chiusi non soltanto dentro le proprie case, ma anche dentro se stessi. Però allo stesso tempo abbiamo visto anche ragazzi molto forti che ci hanno detto chiaramente che loro non vogliono buttare un anno della loro vita e quindi hanno scelto di andare all'estero anche con questa situazione per svolgere un'attività di volontariato nell'ambito del Corpo Europeo di Solidarietà. Per il momento abbiamo due ragazzi che si trovano in Francia e in Belgio e stanno molto bene, svolgono attività purtroppo in distanza, online, però sono molto contenti, sono molto felici e questi tipi di progetti comunque ti aiutano a sviluppare tantissime competenze sia personali che professionali, quindi sono molto tranquilli. Poi in più pure noi come associazione abbiamo ricevuto ragazzi dall'estero, quindi come detto già prima abbiamo da una parte la paura, da un'altra parte la resilienza e la forza di continuare e di andare avanti. Beh, direi tutto, se tutto permetti, bene. Luigi, se c'è qualche domanda che volete, se lui ci permette, ce la facciamo col tempo. Io avrei una domanda. Ciao Alexandra. Prima avevi accennato riguardo alle 8 competenze chiave per l'Unione Europea. Quali sarebbero queste 8 competenze? Ok, quando parliamo delle 8 competenze chiave, intendiamo quelle competenze che sono state scelte e pensate, immaginate dalla Commissione Europea, sono quelle competenze che la Commissione desidera che ciascuno di noi, i giovani del futuro, dobbiamo andare a sviluppare. Quando si partecipa all'interno di un progetto sia nell'ambito dell'Erasmus Plus o Corpo Europeo di Solidarietà, si lavora su queste 8 competenze. Parliamo di multilingualism, che vuol dire conoscere più lingue, conoscere meglio anche la propria lingua, e vi faccio un esempio. Quando parlo della lingua rumena, tante persone mi chiedono: ma come la vostra grammatica? Ma che vuol dire quello? Ma voi come dite pomodoro? E quindi tu vai a scoprire cose che magari non hai pensato mai della propria lingua anche. Poi parliamo di competenze personali, sociali e di imparare ad imparare, che tanti di noi abbiamo questa difficoltà, non sappiamo bene qual è il metodo più adatto a noi stessi per imparare. Vi faccio un esempio: insieme ai nostri volontari cerchiamo sempre a trovare il metodo più adatto per loro,
come imparare meglio la lingua italiana, come imparare meglio a fare qualsiasi cosa. Ciascuno di noi, uno di noi abbiamo stile personale, chi ha una memoria visuale, chi preferisce più ascoltare invece di leggere e così via. Poi parliamo di competenze di cittadinanza, di competenze di entrepreneurship, cultural awareness, espressione, competenze digitali, competenze matematiche, di scienza. Per farvi capire, matematica non soltanto intesa come 2 più 2, ma anche di problem solving. Poi competenze di literacy, sapere comunicare. Quindi nel momento in cui andiamo a partecipare ad un progetto di volontariato o ad un progetto nell'ambito del programma Erasmus+, tutti i progetti sono strutturati in base a queste competenze. Quindi ogni attività sarà utile per i partecipanti a sviluppare tali competenze. Grazie mille. Ok, dato che comunque parlando a molti sorgono altre domande, vediamo se tra i ragazzi c'è ancora qualche altra domanda. Comunque ciao Alessandra, piacere di conoscerti. Ciao, un piacere anche per me. Come si vive all'estero? Si sta bene? Sì. Poi già devo dire non mi sento più straniera, mi sento proprio parte della comunità, veramente, dai vicini di casa, dai colleghi di lavoro, da tutti quanti. È una bella cosa, sentirsi a casa è fondamentale quando si va fuori. Sì. Poi quello che a volte dicono gli italiani, oh sono razzisti, odiano i rumeni perché sono ladri e perché sono... Non è vero, lo dico sempre che siete dolcissimi. No, io ho un sacco di amici rumeni che ho conosciuto a Londra, che comunque vivono in Italia, parlano perfettamente l'italiano, quindi sì. Poi siamo fratelli di lingua, perché bene o male la lingua è la stessa. Sì. E poi pure la storia un po'. Non abbiamo la certezza di alcuni fatti storici, però ci sono tanti storici che parlano del popolo rumeno come un popolo fratello di quello romano. Che siamo sviluppati insieme al modello romano, diciamo. Bene. Perché hai fatto questa esperienza tu di andare all'estero? Una domanda interessante. È stato proprio causale, random per dire. Stavo a casa, mi ricordo bene la serata, e non mi sentivo tanto soddisfatta, non so, della mia vita di studente. Sentivo che qualcosa mi mancava, non lo so, era qualcosa che mancava. E così ho iniziato a cercare sull'internet qualche opportunità per gli studenti, qualche progetto, qualche concorso letterare, tantissime cose. E ho visto questo post su Facebook rivolto ai giovani, una presentazione di un training course a Cipro. Quello che mi ha colpito e sentivo parlare di questi tipi di progetti è che non si doveva pagare assolutamente nessun euro. Tutto fondamentale. Sì, che alla fine sono tantissimi ragazzi che non hanno possibilità, e poi importante dire questi programmi Erasmus Plus e Corpo Europeo di Solidarietà sono rivolti a tutti i ragazzi, anche a quelli che vengono chiamati fewer opportunities, ragazzi con minori opportunità.
Nel senso, ragazzi che hanno problemi economici, ragazzi con disabilità, ragazzi che si trovano nei posti, nelle aree interne. Questi progetti sono dedicati anche a quei ragazzi. Però all'inizio ero un po' strano, non devo pagare, ma dove la la cosa che non va? Però invece ho scoperto che no, che l'Europa ci dà questa possibilità di crescita, di sviluppo e di diventare veramente cittadini europei, che è una cosa fondamentale. Allora, l'ultima domanda la faccio io. Qual è il consiglio che puoi dare, Alexandra, a questi ragazzi per un futuro più europeo? Ok, imparare le lingue straniere è molto importante. Una volta che hai imparato una lingua, poi desideri di imparare un'altra e un'altra e un'altra. Così riesci a conoscere anche diverse mentalità, direi, perché comunque la lingua ci aiuta a capire diversamente il mondo. Secondo, non esitare mai quando trovate delle opportunità che per voi sembrano interessanti, adatte ai vostri talenti. Il punto 3, cercare un'associazione di fiducia del territorio che vi può seguire, che vi può aiutare, supportare, fidarvi dell'Agenzia Nazionale per i Giovani e appunto di associazioni di fiducia che operano nel campo, e non avere mai paura di partire da casa, perché la famiglia sarà sempre qui, vi aiuterà sempre e vi supporteranno sempre. L'intervista è conclusa, ringrazio Alexandra per essere stata qui con noi a rispondere alle nostre domande. No, vi ringrazio, è stato un piacere. Noi ci rivediamo con la prossima intervista. Da NG in radio Agropoli Generation è tutto, alla prossima. Vabbè. Ciao, ciao, ciao Alexandra, è stato un piacere. Ciao, ciao. Buonasera. NG in radio. Più di prima. L'agenzia giovani nel tuo territorio. Da Agropoli Generation è tutto. Progetto finanziato dal bando ANG in radio più di prima di Agenzia Nazionale per i Giovani grazie ai fondi del Dipartimento Politiche Giovanili e del programma europeo Erasmus+.